Gentili telespettatori, buonasera a tutti, pace e bene dal vostro padre Golino che questa sera da Coverciano vi parla insieme con Ferruccio Valcareggi, perché vogliamo sapere proprio chi è Ferruccio Valcareggi e che cosa fa. Ciao, come stai? Stai bene? Benissimo. La prima domanda che io ti pongo è questa: perché ti sei dedicato allo sport? Beh, fin da ragazzi, dopo scuola si andava a giocare per le piazze, nelle campagne, rioni contro rioni, e allora si è cominciato a tirare pedate al pallone. Non solamente al calcio, anche pallacanestro, nuoto, tutte cose insomma che a Trieste, io sono triestino, e allora erano in voga, di moda. Che cosa ti ha dato lo sport e che cosa ti dice lo sport oggi? Lo sport a me mi ha dato tutto, perché ho avuto la fortuna di giocare al calcio, dove mi ha dato diciamo soddisfazioni economiche. E naturalmente devo tutto al gioco del calcio, mi sono sempre dedicato a questo e tuttora continuo. E perché proprio la scelta del calcio? È perché gli osservatori a Trieste hanno voluto che io e il mio amico Trevisan, attuale secondo di Berzot, giocasse al calcio. Passammo dal Ponziana alla Triestina, ci dettero delle scarpe nuove, cartellino per andare a vedere le partite della Triestina che giocava in Serie A, allora ci hanno così invitato e abbiamo continuato. E qual è stato il tuo successo maggiore nel mondo calcistico? Beh, io direi di aver raggiunto la Serie A, anche se non sono stato a livelli eccezionali, sono stato diciamo così a livelli medi. Un giocatore, ho fatto circa 290 partite in Serie A e 150 in Serie B, una carriera diciamo normale, non cose eccelse come ho detto prima, neanche diciamo cose minori. Okay. Un pizzico diciamo di curiosità in questa domanda: com'era il calcio al tuo tempo? Beh, non c'era televisione, non c'era tanti giornali, il calcio era seguito, ma era seguito diciamo da sportivi meno diciamo in numero molto minore di quello che si vede ora in tutti gli stadi, e soprattutto c'erano meno polemiche, meno critiche. Ho capito, tu sei arrivato proprio al vertice di quella che è la carriera calcistica, perché sei stato anche commissario tecnico per tanti anni. Dunque, come hai svolto tu questo compito di commissario tecnico della Nazionale? Beh, da principio sono stato con Fabbri, purtroppo nella disastrosa trasferta inglese. E poi dopo sono stato da solo per due partite, poi due partite assieme a Herrera e poi ancora da solo. Naturalmente mi sono fatto un'esperienza prima con Fabbri e poi ho cercato di essere diciamo me stesso, soprattutto di fare le cose con la massima onestà, con la massima correttezza e naturalmente di avere anche fortuna, perché io sono capitato in un momento in cui i giocatori italiani erano veramente validi. Ho avuto la fortuna di un ciclo che forse ancora gli altri non hanno avuto, benché siano bravissimi anche questi, ma io ho avuto forse qualche cosa in più di quello che ha ora Berzot. E come vedi il calcio oggi? Beh, si sta evolvendo, ora non lo so se siamo ancora in fase diciamo di evoluzione oppure ci siamo fermati così. E si sta giocando o si sta cercando di assimilare gli schemi stranieri, che ancora non siamo totalmente arrivati a fermarsi, e questo diciamo è ancora un po' di preoccupazione per noi allenatori, per i miei colleghi che ancora devono andare in cerca del risultato più che del gioco. E il calcio italiano a quale livello lo vedi? Ma è sempre tra le prime posizioni il calcio italiano. E sempre tra i primi tre o quattro, direi anche mondiale, non soprattutto europeo.